Buonasera, siete qui Gabby e benvenuti su Would You Rather. Allora, centauro o sirenetta? Ecco, questo è un gioco dove voi insieme a me potrete scoprire i miei più oscuri segreti. È un gioco dove ti vengono poste delle domande molto importanti per la tua vita e io devo capire cosa sono veramente. Sono un centauro? O una sirenetta, o un sirenetto anzi, perché qua c'è sirenetto, esistono? Che brutta cosa. Ma centauro per sempre, centauro, perché vedete, boom boom boom. Probabilmente le femmine sceglieranno la sirenetta e i maschi i centauri. Quindi andrò con il centauro, infatti l'hanno scelto il 51%. Ma perché mi ha già scelto la sirenetta? Ha scelto per me! Che gioco di merda, allora va bene. Ah, ok, ecco la prima domanda. Vorresti vivere da solo in un'isola tropicale oppure con altre persone ma in Antartica? Però sapete, non si può dire di no al calore, ai delfini. Se non ci saranno le persone, ci sarà qualche delfino che mi porterà in groppa e potrò volare felice e magari anche qualche sirenetta, così completiamo anche la domanda di prima. Quindi ragazzi, io direi che preferisco essere solo, ma in una bella isola tropicale, sapete. A volte si sta meglio anche da soli. Ecco. Non mi sono conformato alla massa, no! Sono anche fuori dal gregge! Il 56% delle persone ha scelto di vivere in Antartica, ma con altre persone. Invece soltanto il 44%, che però non è nemmeno poco, da solo, ma in un'isola tropicale. Vabbè, che vi posso dire? Divertitevi con gli orsi polari! Allora, adesso altra domanda. Vorresti mai più leggere un altro libro o mai più ascoltare un'altra canzone? Quindi mai più leggere o mai più ascoltare canzoni. Ok, mi avete messo con le spalle al muro. Allora questa volta andrò ad occhi chiusi. Ah, ho scelto non più leggere un libro. E sembra che le persone preferiscano non acculturarsi che piuttosto ascoltare della musica, l'81%. Vi odiate proprio i libri. Ah, perché loro hanno pensato, va bene, non leggo un libro, ma nessuno mi ha detto di non leggere delle pagine in internet, probabilmente. Allora, vorresti essere ucciso da Jason di Venerdì 13 o da Ghostface di Scream? Mamma mia, io non vorrei essere ucciso e basta. Bella domanda. Allora, siccome Jason purtroppo lo conosco e so come uccide, mi sentirei a casa con lui un po'. Quindi andiamo con Ghostface. 50 e 50, la gente non sapeva che scegliere, l'hanno messo a caso. Oh mamma mia, però un po' di più su Ghostface. Quindi stavolta siamo andati nella massa. Spero che Ghostface uccida in un modo un po' più carino di Jason. Per quello l'ho scelto. Stanotte spero di arrivare vivo. Vorresti vivere a Tokyo o Hong Kong? Beh, ho sempre amato più il Giappone che la Cina, quindi Tokyo. Infatti, tutti Tokyo, ovviamente. Non credo che ad Hong Kong ci siano i cosplay di Doraemon. Io voglio Doraemon, che cavolo, quindi Tokyo per sempre. Vorresti vivere in un mondo senza ragni? Questo mi piacerebbe. Però che gli altri insetti siano al loro posto, quindi molti più altri insetti. Mi viene il fiatone. O vivere in un altro mondo con soli ragni, ma con il 50% in più di ragni. Quindi il più del 50% di quelli che abbiamo ora. No, 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 no. Niente ragni. Mille piedi. Falene giganti. Quello che volete, ma niente ragni. Voi non sapete che malattia sia l'aracnofobia. Via. E infatti tutti mi danno ragione. Vorresti mostrare alla tua famiglia e amici tutta la tua intera storia di internet oppure vivere vicino ad un vulcano? Preferisco un vulcano. È meno pericoloso della mia famiglia quando si arrabbia. No, vabbè, questa è cattivissima. Vorresti uccidere il tuo migliore amico per $1 milione? O essere ucciso e finire la fame del mondo? Non potrei farlo, penso. Cioè, il problema è quando queste cose ti capitano davvero. Perché il fatto non è che tu dici soltanto di no. Tu devi scegliere. Tu devi scegliere di essere ucciso. E qui l'istinto di sopravvivenza mi direbbe di andare qua. L'istinto di sopravvivenza di tutti. Però io di mente, non so cosa farei nella realtà in quel caso, proprio che dovessi scegliere. Ma di mente direi questa. Quindi facciamo i buoni. Però nella realtà... Vabbè, dai. Ok. Vorresti essere istericamente divertente, tipo...
Avete sentito l'ultima battuta? Di che colore sono i miei occhi? Rossi e blu! Ecco, questo è ciò che io penso quando vedo uno istericamente divertente. Beh, ragazzi, ci sono già tante cose brutte nel mondo, quindi essere bello! Vado sempre con la percentuale maggiore. Vuol dire che in molti la pensano come me. E questo non può che farmi piacere. Bella questa. Vorresti avere il potere di tornare nel passato della tua vita per magari cambiare alcune cose? Oppure avere l'abilità di andare nel futuro? Il futuro mi ha sempre allettato come cosa. Il passato è già passato. Anche se potessi cambiare qualche cosa, non so, non mi darebbe più uno stimolo di vita. Invece il futuro è bello perché non sai mai cosa ti possa aspettare, quindi sarebbe interessante. Però sarebbe anche brutto da una parte, perché hai sempre la paura che possa succedere qualcosa di non tanto bello. Però direi di questa. Ok, questa volta proprio tutti hanno molta paura del futuro, mi sa. Il 27%! Non sono parte dell'umanità più. Ma è bruttissima questa. Vorresti stare 7 anni in una prigione molto dura e tosta, oppure uccidere e mangiare il tuo cane domestico? Beh, io non ho un cane domestico, quindi dovrei passare a quello del mio vicino probabilmente. Tipo lui esce, apre la porta e vede in giardino io, tipo Voldemort che mangia l'unicorno, che gli sbrano il cane. E lui torna tipo, fa 3 passi indietro e chiude la porta. Però 7 anni di prigione, che cavolo, 7 anni di prigione. Meglio un hot dog, no? È un gioco bastardo, ok? Ah vabbè, beh, questo è facile. Vuoi che il tuo nome venga riconosciuto per sempre per aver fatto qualcosa di terribile, oppure non essere riconosciuto affatto per aver fatto qualcosa di buono? Beh, preferisco questa, hai molto più merito e secondo me è una bella cosa. Infatti l'hanno scelta tutti e posso capire anche il perché. Ok, vorresti spendere i prossimi tuoi 5 anni in una prigione... Basta prigioni, ma dai! E ricevere $1 milione quando uscirò. No, $5 milioni quando uscirò. Beh, so soldi. Oppure non andare al prigione affatto, però non diventare mai ricco. Quanti anni? 5 anni. Vediamola così. Lavorare ogni giorno, un lavoro stancante, magari in fabbrica mettete. Anche quella è una prigione. Va bene, hai qualche ora di pausa, ma anche nella prigione hai la tua mezz'ora d'aria. Quindi io per diventare ricco 5 anni, ma non di più, ma 5 anni me li farei in prigione. E infatti, vedete, è come investire sul tuo futuro. E voi ragazzi cosa avreste fatto? Fatemelo sapere nei commenti. Vorresti vivere nell'universo di Fallout o in quello di Skyrim? Beh, Fallout. Mi piace l'aria post-apocalittica, è anche un po' più realistica. Però a nessuno piace le radiazioni. A tutti piacciono i draghi, la neve, i superpoteri, le magie. Siate realistici, ragazzi, siate realistici, che cavolo! Penso che sia intelligente, quindi leverebbe la mia stupidità a mettere la stupidità. E infatti sono sicuro che l'80%, quindi significa che noi umani nell'80% siamo molto intelligenti, avrebbero fatto ciò. Ok, ultima domanda e poi penso di fermarmi. Ok, questa è intrigante perché ti dice, vorresti non percepire più il dolore oppure non percepire più la rabbia. Però c'è una cosa brutta, la rabbia sarebbe la cosa da scegliere secondo me, però con la rabbia puoi provocare molto più del male e del dolore agli altri. Quindi io direi che invece del dolore, la cosa più giusta da fare, anche che sceglierei, sarebbe non avere più la rabbia. In questo modo non posso più fare del male degli altri e mi terrei purtroppo il dolore. Però questa è la scelta più giusta. Però molti non vorrebbero più il dolore perché siete egoisti. Però posso capirlo. Va bene ragazzi, lo sapete una cosa? Io penso di concludere questo episodio di Would You Rather qui. È un gioco carino che ti permette di conoscere meglio te stesso in situazioni anche estreme. Fatemi sapere nei commenti cosa avreste magari scelto voi su alcune delle mie domande. E vi voglio vedere su quella del cane. E va bene, ma questo era tutto. Fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere altri episodi di Would You Rather. Ma io mi fermo qui, io spero che il video vi sia piaciuto. E quindi noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi. Allora si usa la vecchia e buonissima torta del buon compleanno. Quella della nonna. Oh! Nonna, ma che ingredienti hai messo nella torta? Mangia, mangia figliolo, che diventi grande.